La crocetta c'è, ha tanto da offrire e contribuisce alla vitalità commerciale del centro storico di Gallarate. Altro che deserto, come indica la nomea, stessa missione dei negozianti, ormai consolidata nel panorama cittadino e periodicamente ribadita sui social. Magari passano in pausa pranzo, vedono tutto chiuso, fotografano e postano parlando di vuoto. Invece siamo aperti e c'è sempre tanto passaggio. Spiega Silvia Sartorio, che vende abbigliamento ed è un nome storico dell'area coperta affacciata su Piazza Libertà. Certo, il blocco legato alla seconda ondata di pandemia non ha aiutato, ma adesso che l'allarme è arancione, anche qui le luci delle vetrine sono accese, gli spazi sono quasi tutti occupati e quelli sfitti ospitano opere d'arte in mostra permanente. Addirittura c'è un'attività avviata proprio in questo periodo e proprio qui perché la crocetta è ritenuta un punto di riferimento della zona a traffico limitato.